Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Astropic. Io sono Mario e oggi andremo a vedere un'elaborazione di una nostra ripresa planetaria, un semplice tutorial con un software nuovo, almeno per quanto mi riguarda, che si chiama Astro Surface. Dopo la sigla. Questo sarà un tutorial davvero molto basico perché è il modo in cui utilizzo io questo software in particolare. Ho detto che è relativamente nuovo per quanto mi riguarda dal momento che l'ho scoperto da relativamente poco tempo e devo dire che fin da subito mi sono trovato molto molto bene. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ovviamente trovate il link al download qui giù nella descrizione del video. Ultimissima cosa prima di iniziare, andate subito a iscrivervi al canale Telegram di Astropic. Trovate anche il link a questo nella descrizione del video. In questo canale manderò attrezzatura consigliata, i file che potete scaricare in maniera del tutto gratuita, attrezzatura in offerta, gadget che non potete in alcun modo farvi mancare e molti altri oggetti sempre a tema astronomia e astrofotografia. Andate ad iscrivervi. Allora, iniziamo con Astro Surface. Allora, una volta che avrete premuto sul link che vi ho lasciato nella descrizione del video, avremo questa pagina qui. Con la bandiera in italiana possiamo impostare la lingua italiana e noi abbiamo questi due file che possiamo scaricare. Scegliamo questo qua, Redshift 4 64 bit completa. Premiamo su caricare, in questo caso non sarebbe scaricare, e si avvia il download del nostro Astro Surface. A quanto pare questo è un software che è disponibile unicamente per Windows, ma se avete qualche notizia, magari anche più dettagliata in merito, ovviamente scrivetela qui giù nei commenti. Una volta che abbiamo scaricato tutto quanto il pacchetto e aperto, avviato Astro Surface, ecco cosa dobbiamo fare. Siamo dentro Astro Surface, andiamo su File, OpenSER o AVI. A questo punto scegliamo il nostro video, la nostra ripresa che abbiamo effettuato del nostro pianeta, oppure della Luna, in formato SER oppure AVI. Ok, io ho questa ripresa di Giove, ci si aprirà questo color decoder, diamo ok. Una volta che abbiamo dato l'ok, andiamo su analizza registra, premiamo su analizza registra e andiamo a dire detect, dove abbiamo la voce disk planet. Perfetto, ci apparirà questo quadratino, andiamo di doppio clic sul pianeta e premiamo analizza, questo pulsante qua. Il software analizzerà la nostra ripresa e ci comparirà questo menu. Noi diamo analizza un'altra volta. Ora aspettiamo un momento che il software termini di analizzare tutta quanta la nostra ripresa nel dettaglio. Perfetto, appena il software avrà finito di analizzare la nostra ripresa, abbiamo il riquadro stack abilitato. Vedete che qua abbiamo praticamente tutte le nostre impostazioni, come la percentuale di frame, appunto da sommare, e gli diamo lo stack. Perfetto, il software ha eseguito il nostro stack, premiamo su Edit e adesso su Yes. Ok, ci spostiamo questa finestrella qua per vedere il pianeta, perfetto. Qual è la procedura che adotto io? È davvero molto semplice, eccola qua. Andiamo su Black White Point, ci disegniamo una Region of Interest. La Region of Interest è praticamente abbreviata in ROI, ed è l'area all'interno della quale noi andiamo ad effettuare le nostre elaborazioni, che poi in futuro verranno applicate a tutta quanta la nostra immagine. A questo punto premiamo su Less Aggressive, Set White, e andiamo a regolare un po' la luminosità del nostro pianeta. Ecco qua, abbiamo eliminato le dominanti cromatiche in questo modo, e sono usciti fuori i colori di Giove. A questo punto andiamo con White Balance, diamo OK, per impostarlo in maniera automatica, e andiamo sui wavelets. La finestra che ci apparirà è praticamente questa, la centriamo un attimo, ci disegniamo sempre la nostra ROI, noi dobbiamo andare ad agire su wavelets HF per portare fuori i dettagli e su noise prefilter per andare a diminuire il rumore del nostro pianeta che uscirà fuori. Quindi aumentiamo in maniera graduale questo wavelets HF. Wavelets LF porta anche fuori i dettagli del nostro pianeta e andiamo a aumentare un altro poco il noise prefilter. Vedete, praticamente va ad abbattere il rumore. Dopodiché c'è l'elaborazione RGB. Grazie a questa voce Color Noise Pixel noi abbiamo praticamente la possibilità di ridurre il rumore cromatico all'interno della nostra immagine.
Dopodiché aggiungo un po' di saturazione, in questo modo. Ritorniamo nella sezione main e gli diamo ok. Come ultima cosa elaboro un attimo l'immagine con la gamma, disegno sempre la mia ROI e agisco sugli ADU, diminuendoli un pochetto. Premo su ok ed ecco qua, la nostra immagine è finalmente elaborata anche per quanto riguarda la gamma. Vado su file e save as image or ROI per esportare la mia immagine finalmente elaborata. Perfetto, questa è la procedura che adotto io per elaborare un pianeta, una ripresa di un pianeta e ottenere l'immagine finale. Come avete potuto vedere, abbiamo portato fuori tantissimi dettagli dalla nostra immagine di Giove e abbiamo utilizzato un unico software. Per quanto mi riguarda, questo è davvero un ottimo software di elaborazione dati. Perfetto, grazie mille se avete seguito il video fino a questo punto. Io spero che questo, come tanti altri video, vi siano molto utili. Ricordate che per supportarmi vi basterà lasciare tantissimi pollicioni all'insù, commentare, condividere i video, fare il passaparola con tutti i vostri amici appassionati di astronomia e astrofotografia. Cosa importantissima, ovviamente, iscrivetevi al canale, perché unicamente attraverso le vostre iscrizioni non perderete i contenuti che andrò a caricare in futuro e poi darete una grandissima mano ad AstroPic a crescere. Ricordatevi di iscrivervi anche al canale Telegram di AstroPic. Bene, non mi rimane che augurarvi cieli sereni. Noi ci vediamo sempre qui su AstroPic nel prossimo video. Rimanete sintonizzati. Ciao!